Tra pochi giorni partirà la Marathon des Sables, che è una gara terrificante, forse non dovrei dirlo, perché tra i partecipanti, pochi ticinesi, ci sarà anche il nostro ospite. Ma andiamo con ordine, perché ho il piacere di avere con noi in studio anche la signora Gabriella Caldelari, responsabile di Insieme per la Pace, associazione che quest'anno festeggia proprio il suo ventennale. Benvenuta. Grazie. E accanto abbiamo questo super ragazzo, super uomo, Filippo Rossi, volontario dell'associazione, scusate, Insieme per la Pace e appunto concorrente della Marathon des Sables. Partirai giovedì. Sì, buonasera. Sì, partirò giovedì per il Marocco e domenica comincerà la gara. Ecco, quindi manca veramente poco. Signora Caldelari, lo abbiamo detto, Filippo rappresenterà in qualche modo la vostra associazione, lui è anche un volontario di Insieme per la Pace, associazione di cui appunto ricorre il ventennale, quindi siete nati nel 1994 in Valcolla. Valcolla, siamo nati a seguito del genocidio che ha sconvolto il Ruanda, perché guardando la televisione, un telegiornale, ho visto che c'era questo genocidio. E mi sono attivata perché ho sentito che lì dovevo andarci. Difatti ho contattato la signora Maria Pia Fanfani che si stava preparando per una seconda missione in Ruanda e lei mi ha accettata, siamo partiti assieme e dunque mi sono trovata in Ruanda in piena guerra, in pieno genocidio, la signora Fanfani ed io in mezzo a questi che ai tempi erano i ribelli. Ci hanno fatto percorrere quasi tutto il paese. E siamo riusciti a salvare e portare in Italia per delle cure più di 100 ragazzi e bambini feriti dal macete e dalla guerra. Poi questi ragazzi nel tempo sono stati rimpatriati in Ruanda man mano che guarivano. Ecco, sono trascorsi 2 decenni da Sì. questa coraggiosa iniziativa. Nel frattempo, visto che si tratta di un'associazione, sono molte le persone amiche che si sono avvicinate. Sì, qui in Ticino abbiamo molta solidarietà, abbiamo oltre 700 adozioni a distanza e abbiamo tantissima gente che ci sostiene nei nostri progetti, che all'inizio erano progetti di emergenza, ovviamente dopo una guerra. Poi abbiamo iniziato con dei progetti d'aiuto allo sviluppo sostenibile e negli ultimi anni, oltre a questi progetti, stiamo offrendo delle pompe idrauliche che funzionano ad energia solare nella savana del Ruanda, perché negli ultimi anni c'è una tragedia di cui nessuno sta parlando. Dalla Tanzania scacciano tantissime persone che lontanamente di origine erano ruandesi. Per esempio, il sabato, io sono tornata un mese fa, il sabato prima che partissi, in una giornata 14.000 persone sono entrate. Vengono derubate di tutto, perché persone vengono anche uccise, perché loro erano allevatori, avevano tantissime mucche in Tanzania. Quindi magari vogliono salvare la loro mandria, li vengono uccisi, arrivano in Ruanda proprio spogliati di tutto, bambini che si perdono nella fuga. E questa gente, quando arriva in Ruanda, è convinta che sta scappando da una guerra. Però in Tanzania assolutamente non c'è nessuna guerra. Ecco, appunto, queste sono le attività che abbiamo messo un po' in atto quest'anno. L'altra sera abbiamo avuto un concerto che ha avuto molto successo. Sono appunto per raccogliere acqua per questa popolazione. E qui Beh, ci questa allacciamo è un po' anche a Filippo perché proprio lui va certo. nel deserto Dove di acqua ce n'è e ben ce n'è poca, ben come poca, e come sappiamo. nella savana del Ruanda d'altronde. Però nella savana, diciamo, sotto c'è molta acqua e noi ci attingiamo dalle sorgenti del Nilo. Beh, è sicuramente un'iniziativa, va sostenuta. Filippo lo fa a modo suo. Ma innanzitutto vorremmo conoscerti meglio. Chi sei, quanti anni hai, cosa fai nella vita, a parte correre tanto? Chiaro, beh, correre tanto, quindi diciamo la corsa prende molto tempo della mia giornata, anche col pensiero. Io studio a Zurigo, studio scienze politiche, l'arabo e il portoghese, ho 24 anni e sono di Comano. Beh, un giovane sportivo che si avvicina come alla Marathon des Sables? Diciamo. È una storia abbastanza lunga, una storia che parte 2 anni e mezzo fa. Ogni giorno mi sono svegliato con questo sogno di correrla e finalmente ci siamo. E tutto è partito da una gara, da un, diciamo, un'impresa di
di un atleta che aveva fatto da San Diego a New York a corso in 3 mesi e io volevo imitarlo, mi è stato subito ridimensionato l'obiettivo e alla fine mi è stata raccontata di questa Marathon des Sables che comunque deve essere una cosa incredibilmente difficile e dura, ma... Beh, tu sei tra l'altro uno dei più giovani concorrenti, mi segnalava la signora Caldelari, che parteciperà a questa edizione della Marathon des Sables. La definiscono terrificante. La vuoi presentare a quanti pensano che sia una corsettina della domenica? Cioè, vuoi spiegarci che cos'è, come funziona la Marathon des Sables? Marathon des Sables è una gara difficile non solo per la distanza, 250 che chilometri possono variare tra 230 e 250, ma soprattutto per le condizioni in cui sei messo. Sei messo in delle condizioni climatiche difficili, quindi sei messo in un deserto arido, caldo e freddo di notte soprattutto, quindi bisogna calcolare, in totale autosufficienza alimentare e diciamo di logistica. Spiegaci cosa vuol dire totale autosufficienza alimentare. Qualcosa lo capiamo vedendo le immagini delle precedenti edizioni. Sì, se si guarda si può vedere che ogni concorrente ha un proprio zaino e quello zaino è la sua vita per 6 giorni. Cioè c'è dentro il cibo, c'è dentro il sacco a pelo, sono dentro gli oggetti che ti possono servire, quindi dal cucchiaio al pentolino per cucinare, agli accendifuoco, alle pastiglie, ogni minimo dettaglio. E siccome non si può calcolare, diciamo, di portarsi dietro 20 kg e certo, poter correre, bisogna ridimensionare tutto, quindi bisogna calcolare il peso e ogni grammo fa la differenza. Ecco, assolutamente. Tra le difficoltà, il fatto di correre 250 chilometri, 6 tappe sono? Sono esattamente 6 tappe in 7 giorni, qualcosa di simile. Ecco, avete un pochino di tempo per riposare, vi dovete portare il cibo, quindi anche lì va fatto un grandissimo studio, una grande preparazione. Ecco, voi correte in condizioni proibitive. La temperatura del deserto del Sahara in quei giorni lì, più o meno, mentre correte, potrà attingere i 50 gradi. Ma ecco, questo dipende dagli anni. Ci sono degli anni che sono molto freddi, quindi la gente è anche impreparata al freddo, degli anni che sono caldissimi e quindi la gente soffre molto di più, soprattutto quelli che vengono più da nord, che sono meno abituati, diciamo. Questo è chiaro. Tu come ti sei preparato? Io, diciamo... Allora, fisicamente sono stati vari allenamenti alla settimana, quindi anche sacrifici. Ho fatto dai 4-5 allenamenti ogni settimana, allenamenti anche diciamo di lunga durata o allenamenti anche di corta durata ma molto di grande sforzo cardiovascolare. E poi mentalmente c'è poco da preparare, sinceramente. Io trovo che alla fine ci si può allenare a fare una maratona, ad essere forti di testa, ma è una cosa che magari nasce un po' innata alla fine. Signora Caldelari, beh, sicuramente avete scelto un rappresentante tosto. Lui va a correre questa Marathon des Sables anche per portare, possiamo dire così, un messaggio di pace. Com'è nata la collaborazione? Beh, adesso qui non siamo noi che l'abbiamo scelto, ma ci siamo scelti. Ma Filippo da diversi anni ci sta seguendo, è molto interessato alla nostra associazione, è sceso già 3 volte in Ruanda, ma non tanto a fare il volontario, perché Filippo il volontariato lo fa qua da noi. Va in Ruanda, è andato la prima volta a incontrare i ragazzi che i suoi genitori sostengono appunto a distanza. Poi la seconda volta gli è piaciuto così tanto il paese, è diventato amico, poi era anche un po' curioso di vedere i gorilla del Ruanda, perché è proprio un'esperienza incredibile. E la terza volta alcune di queste persone con le quali era diventato amico si sposavano ad ottobre, ovviamente hanno organizzato i matrimoni ad ottobre in modo che potessimo essere giù, è sceso anche per questi matrimoni, ecco. Senti Filippo, quindi è sicuramente tu devi avere un animo nobile, già gli atleti insomma sono dei personaggi particolari, consentimelo. Veniamo ancora alle questioni
tecniche, pratiche, perché sono le domande che poi alla fine si pongono tutti. Tu parlavi di questo zainetto che è il tuo salvavita per 6 giorni, insomma ti devi organizzare. Che cosa si mangia? Che cosa ti porterai in questo zainetto? Mi sono preparato un menù molto saporito, diciamo. Essenziale, credo, no? Chiaramente non potrò mangiare tanto, si rinuncerà molto, quindi si mangerà poco. E si mangeranno delle cose, diciamo, mirate, quindi per esempio dei cibi liofilizzati che prendono poco spazio e poca acqua per essere cucinati, così che io con un pentolino da 300 millilitri riesco a cucinarmi tutto, quindi con questi liofilizzati. Poi mi sono preso dei puree per farmi, che sono anche lì liofilizzati, per darmi un po' di gusto, qualche barretta di parmigiano che sicuramente dopo qualche giorno nel deserto aiuto, sarà certo. Buonissima. Sì, perché e poi la colazione, il muesli con dentro un po' di latte, un po' di ovo maltino, ci ho messo qualche noce per dare un po' più di calorie. Insomma, non è menù da qualche stella Michelin, ma voglio dire, mi posso salvare. Ti puoi salvare. Tu sarai appunto per un po' di giorni in uno dei luoghi meno ospitali della terra, tra deserti, sabbia, pietraie del Sahara. Avrai molto tempo da trascorrere con te stesso. A cosa si pensa mentre le gambe girano? A tutto e di più. L'importante è sempre tenere una visione mentale del proprio corpo, cioè avere sempre il corpo sotto controllo, sapere che tutto va bene. E poi un'altra cosa molto importante è essere sempre positivi, quindi fare delle tappe mentali con la lunghezza. Se si devono correre 80 km, di sicuro non si va a pensare ma ne mancano 79 e 300 metri, perché sennò dopo 10 km è finita. Certo. Ci si fa delle tappe, si dice arriviamo a questo ristoro, poi c'è il prossimo, poi c'è il prossimo e poi si continua così. E alla fine ci si arriva comunque, anche se fanno male le gambe, anche se si hanno le fiacche, anche se i piedi sono gonfi e tutto, ci si arriva alla fine. Hai una paura o delle paure? O cosa non vorresti assolutamente ti capitasse in quei giorni lì? Delle cose che mi sono successe in altre gare, quindi non vorrei avere problemi con le fiacche. So che ci saranno le fiacche, so che farà male, ma mi sono munito per, diciamo, combattere questo problema. E la mia più grande paura sono le ginocchia. Beh, senti, allora noi terremo i pugni fortissimi per le vostre ginocchia. Tornando sempre appunto alla maratona, per la popolazione del Sahara, chi riesce a sopravvivere al deserto è già un eletto. Secondo me già chi fa volontariato e quindi si mette a disposizione per aiutare gli altri, e parlo anche dei tanti giovani che lo fanno, lo è di sicuro un eletto. Vuoi mandare un messaggio ai ragazzi che ci seguono e forse il tempo lo investono meno bene rispetto a te? Ma innanzitutto non posso dire, ognuno deve fare quel che gli piace, no? Quindi è importante questo. Io trovo una cosa importante, come diceva il mio buon vecchio amico Andrea Erba, che è anche lui un maratoneta: correre è bello, correre fa bene, correre ti fa uscire in un'altra dimensione e ti sfoga e fa bene. Quindi io dico, invito tutti a correre, anche a farsi quei 5 km, che è sempre un obiettivo, e anche se non si voglia di fare 250 km nel deserto, che magari è una roba da pazzi, va benissimo anche avere degli obiettivi ridimensionati, ma fare sport, fare delle quello attività fuori, quello sicuramente aiuta, aiuta anche la testa. È bellissimo. E signora, puoi pensare anche agli altri, e pensare perché anche lui anche ogni tanto fa dei lavori e comunque pensa sempre ai ragazzi, anche qui ogni tanto va a fare qualche lavoretto mirato per aiutare uno studente o altro. Signora Caldelari, noi sappiamo che queste associazioni hanno sempre bisogno di fondi. Allora, i telespettatori che ci seguono da casa possono andare a vedere il vostro sito e vedere come si fa per fare delle donazioni, per aiutarvi, sostenervi? Sì, sì. Il sito è www.insiemeperlapace.ch e lì c'è il numero del conto corrente postale.